Ha la forma di una galassia, dove il centro è il Matrimandir, ma a dire la verità non è neanche il Matrimandir, è il Banyan Tree di fianco al Matrimandir. Se proprio misuri, il vero centro è il Banyan Tree, infatti c'è anche una leggenda legata al Banyan Tree, c'era una vecchietta che era riuscita a proteggerlo perché i locali appunto avevano bisogno di brace, quindi tagliavano la legna e lei la proteggeva dicendo che un giorno sarebbe diventato un luogo sacro e che gente da tutto il mondo sarebbe venuta per sedersi accanto a lei, di fianco al Banyan Tree. Tutti pensavano fosse pazza, invece eccoci. Quindi c'è il Matrimandir al centro, c'è il Ring Road, una serie di strade concentriche e poi un modello, diciamo, a spirale e diviso in quattro zone: residenziale, industriale, internazionale e culturale. Se poi possiamo andare dentro i dettagli, c'è un mondo da dire. Questo equilibrio, questo modo di sentirmi non l'avevo mai provato prima in vita mia e non pensavo di trovarlo ad Aruvi, non sono venuta qua cercando un guru, non sono venuta cercando nulla, se non vivere come in un ecovillaggio, ma non in un paesino di montagna in due. Avevo bisogno di una comunità, di cultura, di educazione per i bambini, quindi sono venuta qua per uno, diciamo, un aspetto più che altro materiale. E invece è arrivato quell'equilibrio che forse pensavo di non raggiungere mai in tutta la mia vita. Sono venuta per cercare delle cose, sì, concrete, per esempio, cioè vivere in maniera sostenibile, non contribuire a lo sfruttamento del pianeta, mangiare organico, usare energia rinnovabile, un'educazione a sostenibilità non è solo nell'energia, è anche nei rapporti umani e nell'educazione. E quello sapevo di trovarlo qua perché sono venuta l'anno scorso, quindi sono venuta, diciamo, per un aspetto più materiale, più concreto. E poi mi si è aperto un mondo che io l'anno scorso non avevo né percepito e nemmeno immaginato. Anzi, devo dire, andando nella Solar Kitchen, nei luoghi privati o anche nelle case e vedere queste foto di Mer e Sri Aurobindo, mi irritava anche perché dicevo siamo in un posto dove non c'è religione, ma ci sono tutti queste foto a livello di santino, per cui ero anche bloccata, non sono venuta cercando nessun tipo di ascensione spirituale, e invece Aurovi è stata più forte del mio blocco e mi ha fatto vedere oltre, anche i santini, e che magari alcuni Tamil fanno anche il loro woving, c'è molto di più, ecco. Ha senso uscire ogni tanto da Auroville perché il tipo di lavoro che fa Auroville sulle persone è quello di metterti appunto davanti uno specchio in cui tu vedi anche quanto sei bello, eh? Quindi puoi proprio crogiolarti nel dire mazza che bello che sono, sono pieno di gioia, di amore, effetti, meno male che qua ti puoi permettere anche veramente di essere pieno di gratitudine alla vita che ti ha dato la vita e che bello è, che questa è la felicità, svegliarsi la mattina e dire mamma mia che felice che sono di essere in sto posto. Poi esci, ti prendi un due randellate. E la magia è che qui, a differenza che al di fuori di Auroville, la prima reazione, magari la seconda, perché ognuno ha i suoi ovviamente ancora reazioni umane, ma la seconda reazione è quella di chiedersi: ma perché mi sto beccando questa randellata? Cos'è che devo imparare da questa randellata? Sei circondato da persone che reagiscono così alle difficoltà. Chiaro, chi prima, chi dopo, chi ci mette un po', però la tendenza è di dire cosa voglio imparare, cioè cosa devo imparare, e quindi non è più una sfiga, l'accanimento del destino, il motivo per cui tiri giù Cristi e Madonne in Italia quando buchi non c'è manco il monsone, ma è più che altro sei circondato da persone che lavorano in questo modo e bene o male ci caschi dentro anche tu, il che è la ricchezza di Auroville. E quindi lo specchio è veramente, ti rimanda costantemente anche i tuoi progressi, le tue ricadute e quindi diventi protagonista della tua vita, invece che farti trascinare dalla corrente, diciamo così, perlomeno hai l'opportunità di farlo.
sogno. Auroville è un sogno collettivo che è cominciato più di 50 anni fa e dove all'inizio c'era tutto un movimento così alternativo, hippie in Europa, che ha trovato un punto di contatto con l'India e con la spiritualità dell'India e con certi filosofi dell'India come Sri Aurobindo, che lui stesso ha costruito un ponte tra la cultura occidentale e la cultura indiana. E quindi i primi Auroville è stata fondata dall'ashram, da Mer dell'ashram, come idea di punto di incontro e di realizzazione pratica degli ideali di Sri Aurobindo a livello internazionale. Ma i primi che sono venuti qui, in questo posto che era un plateau desertico, sono degli autobus di hippies francesi che sono partiti e sono arrivati attraverso l'Afghanistan, eccetera, e sono arrivati qui e hanno cominciato a zappare e a piantare le piante e a cercare di trattenere l'acqua che invece andava via durante i monsoni, e quindi hanno creato questa specie di paradiso verde che è adesso. Hanno creato questo Matri Mandir, che è unico al mondo come centro spirituale, centro di meditazione, non legato a nessuna religione. Noi stiamo cercando di creare una struttura sociale che sia adeguata all'ideale che abbiamo, una struttura economica che sia non più vincolata al denaro e all'importanza del denaro, non solo come fatto economico ma come fatto di status symbol. Io ho sentito una bella frase che ho sentito in Italia, che dice: ciò che si può sognare si può realizzare. Ed è verissimo, fa la coppia con quello che dice Gandhi, che dice: se vuoi cambiare il mondo comincia a cambiarlo tu e a cambiarti tu. E ho sentito questa frase, dico, però si adatta ad Auroville. Auroville è un sogno collettivo. E io infatti la motivazione, quando sono venuto qui, ho detto: ma scusa, io ho cercato questo ideale di realizzare queste idee da solo per 30 anni, 40 anni, dal 63, 64, e sono arrivato qui dove ci sono tanti altri, ce ne sono altre centinaia, un paio di migliaia, con cui ci ritroviamo, cioè abbiamo le stesse idee, allora facciamolo qui, proviamoci almeno, poi riuscirà, non riuscirà, è tutto da vedere. Però è un sogno, ma un sogno, se non cominci da un sogno a realizzare qualcosa. Per me ogni passo in avanti, poi io sono un teorico del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, anche Auroville è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Può vedere mezzo pieno da un punto di vista delle cose che si sono realizzate, è mezzo vuoto per chi è insoddisfatto e vuole che le cose avvengano di più. Io stesso alcune volte, più delle volte lo vedo mezzo pieno, qualche volta lo vedo mezzo vuoto e dico: però queste cose, perché non ho molto tempo io ormai, vorrei vedere più cose realizzate. E quindi sono impaziente, ma tanto sono sicuro che se non le vedo realizzate adesso, le vedrò realizzate nella mia prossima trasformazione, quindi non c'ho problemi per quello. Ma sai, il meglio che cos'è? L'importante è cambiare. Meglio, peggio, cosa vuol dire? So che non sono pronta, non ho voglia, non ho ancora abbastanza tempra di dire ok, e adesso, nonostante mi dia fastidio, mi siedo, sto zitta e ferma per 30 minuti. Mi invento tutte le scuse possibili per evitare i miei 30 minuti all'inner chamber, al Matri Mandir, no? Ma so che sto posticipando, e la bellezza è che me ne rendo conto e sono tranquilla di ammetterlo. Mentre magari se non fossi stata qua, mi sarei costruita una barriera di difesa che tenesse viva la mia presa di posizione che meditare non è per tutti. Quindi, e questa è la curiosità un po' di Auroville, ti sbriciola le tue corazze, ti sbriciola le tue corazze, perché poi se stai nella corazza non vivi Auroville, non ti piace, non la capisci, te ne vai via, abbastanza anche frustrato e infastidito dalla situazione del posto. Quindi se ci resti sei destinato a sgretolare la corazza. Molte persone arrivano qua e cambiano. Hanno fatto tutta la vita, non so, l'avvocato, arrivano qua e coltivano fiori o cucinano sushi. Ecco, per me non è stato così. Finalmente ho trovato un'attività che mi piace un sacco, ne ho cambiati tipo un 4-5 di lavori e ho tentato di fare la giornalista ad Auroville, che era il lavoro che facevo prima in Italia, e ho sbroccato.
e sono contenta di aver avuto questa scelta, di essere stata costretta dal uncomfortable feeling che avevo lì, non mi sentivo, di aver cambiato, così che ho avuto opportunità di fare nuove esperienze. Ne ho fatto un 4-5 in cui non avevo quella sensazione della che bello vado a lavorare la mattina, e pian piano sono riuscita a trovare un'attività che mi piace molto, che comunque è legata un po' anche al mio passato, ma quale sto riuscendo a fare con più soddisfazione, che prendermi cura dei turisti, visitatori che arrivano ad Auroville con tempi brevi e si aggirano spaesati per il visitor center, e abbiamo appunto, c'è un gruppo di persone che hanno organizzato e creato dei walking tours, quindi delle visite guidate a piedi, molto semplici, molto vicine, perché essendo solo 2 ore e mezza a piedi, Auroville è molto distesa e geograficamente allargata, quindi a piedi si fa poco, ma non è tanto quello che si vede quanto un discorso di ascoltare le loro domande e dare le risposte, raccontare Auroville in base proprio a quello che le persone sono curiose di sapere. E di solito andiamo a vedere il viewpoint del Matrimandir, se non ci sono già stati non riescono ad andarci all'interno del Matrimandir perché qualche volta è sovraffollato e quindi si perdono le opportunità, e poi si gira un po' tendenzialmente Savitri Bhavan, quindi si parla della filosofia di Sri Aurobindo, poi si passa agli Unity Pavilion, quindi Unity in Diversity, sono queste due chicchette che mettiamo sempre dentro, e poi abbastanza freestyle, quindi mi fa felice perché intanto vedo le facce delle persone cambiare durante le 2 ore e mezza, quindi da uno sguardo curioso e qualche volta anche un po' scettico, non tutti, ma mi capita di vedere delle persone proprio con socchio sempre più perso, sempre più spalancato, e che ti salutano, che non vogliono mollarti, no? E che vedi che torneranno. Che vedi che torneranno, e quindi già quando dico a qualcuno, prima parola quando saluto il gruppo, che gli dico welcome to Auroville, welcome home, c'è qualcuno che crash, piange, perlomeno non piange magari, però si vedono gli occhi lacrimosi, perché a me ha fatto questo effetto la prima volta che ho visto il video, ignara più o meno di tutto, ho visto il video, e quando ho sentito leggere The Dream, vabbè io piango anche coi film di Walt Disney, quindi non era, però quell'effetto lì di dire, di essere toccato dentro. Allora ogni tanto c'è qualche cosa che dico su Auroville che vedo che la persona proprio lo tocca, e quindi è molto bello, perché riesco a passare a chi più, a chi meno, qualche giorno meglio, qualche giorno peggio, però un po' che cos'è Auroville. Ma come vivete ad Auroville? Che la domanda è più facile, guarda, esattamente come fuori. Ci alziamo, andiamo a lavorare, a scuola, compleanni. Però lì un ottimo punto di partenza, perché la risposta poi è sempre facciamo le stesse cose di fuori, praticamente, siamo esseri umani come gli altri, ma l'approccio e l'attitudine è, non dico diversa, ma è quasi l'opposto. Io me lo immagino in crescita, proprio l'altro giorno quando stavamo andando in motorino insieme mi sono accorta che è pieno di cantieri, vicino alla libreria, appartamenti, edifici pubblici, quindi sì, Auroville è in continua crescita, per cui lo vedo sempre aperto verso l'esterno, perché penso sia uno dei lati più belli di Auroville, che è in continuo dialogo e trasmutazione e inglobazione di volontari, ricercatori, studenti, curiosi, cioè è un sistema aperto, e questo mi piace molto, per cui vedo questa strada che continua, vedo un centro di educazione a livello universitario, perché adesso ci fermiamo alla school, quindi non c'è, i giovani vanno all'università fuori, che è anche buono, però io vedo che ci sarà un'università in Auroville, e vedo che ci sarà anche un dipartimento multimediale.
La felicità è un, secondo me, è uno stato impermanente, è un equilibrio che negozi in ogni istante della tua vita. Adesso posso essere felice, poi mi prende la malinconia, è un lavoro continuo, ma soprattutto è una sensazione di bilanciamento attraverso le varie parti che compongono il nostro essere, che per me sono l'essere fisico, quindi tangibile, corporeo, l'essere emotivo, tutto questo turbine di emozioni, amore, odio, odio, paura, tutto questo turbine di emozioni, ancora di più il turbine di pensieri, quindi corporeo, emotivo, mentale, e poi c'è il super mentale che è l'aurea, il nostro essere spirituale. E quando tutte queste sfere del nostro essere, che poi includono anche altre sfere, sono centrate, sono appagate, sono in armonia, e questo per me è la felicità. La felicità è quando tu alla fine della vita senti di aver compiuto quello che eri venuto a fare.